Robin, ma c'è una strategia editoriale giusta per fare i podcast? Ma in che senso? Nel senso, devo usare un certo tipo di contenuto, formato, durata, particolare per riuscire a ottenere dei risultati o va bene tutto? Ma secondo me per avere successo in qualche cosa, tutto è dipendente ovviamente dal dove sei diretto, cosa cerchi di ottenere, quindi non c'è una strategia che va bene per tutti i podcast. Ci sono forse delle norme o dei principi che è bene rispettare, ma in generale dipende molto da dove vuoi andare tu. Quindi c'è chi fa un podcast semplicemente per passione, per la passione di poter tirare fuori dalla propria testa e dal proprio cuore delle cose che vale la pena raccontare, condividere e far conoscere agli altri. C'è chi lo fa così come lo farebbe un artista, un musicista, un poeta o uno scrittore libero da aspettative o impegni commerciali. C'è chi invece lo fa, magari questo è il tuo caso, perché vuole diventare un punto di riferimento in una certa nicchia di mercato, vuole diventare in qualche modo quello che viene chiamato un esperto, la persona da cui andare per farsi risolvere i problemi in un certo settore specifico. Se questa è la meta, allora penso che la prima cosa da considerare dal punto di vista della strategia editoriale è di non andare totalmente a 360 gradi e quindi di mettere a fuoco l'argomento, il problema e soprattutto la tribù di riferimento a cui ci si rivolge e battere in maniera costante ma decisa il chiodo che va in quella direzione. Il produrre contenuti e programmi i più diversi sulle argomentazioni più diverse senza che non ci sia un chiaro filo conduttore che le tiene insieme possono funzionare laddove c'è una grande personalità dall'altro lato, un personaggio, un presentatore, un intrattenitore capace comunque di tenere unito il suo pubblico proprio grazie alla sua capacità personale di far interessare o di rendere interessanti le cose più diverse. Ma questa non è una dote facile da ritrovarsi già pronta o da coltivare rapidamente nel tempo. Quindi per la maggior parte dei piccoli imprenditori indipendenti probabilmente la cosa migliore è di stringere il più possibile su quella che io chiamo la PAI, cioè qual è il problema, l'interesse, l'esigenza che tu vuoi intercettare e per la quale vuoi diventare un punto di riferimento e battere intorno a quella. Poi questo vettore, questa nicchia, questo problema può essere più o meno largo, ma questo ci dà una direzione abbastanza precisa. Per quanto riguarda la lunghezza del podcast, anche qui ci sono i pareri più diversi e ci sono sicuramente podcast di tutte le lunghezze. Il mio personalissimo pensiero, che non è una legge, non è si fa così o non si fa cosà, è io penso che sia più difficile fare dei buoni podcast brevi. Cioè, più breve lo fai e più bravo devi essere. Più lungo lo fai in generale, questa è una generalizzazione, e più è facile farlo. Spingo rec, parlo fino a che non ce la faccio più, poi spingo stop. Questo lo può fare chiunque. Decidere un argomento preciso, dare delle informazioni utili, delle risorse, dei consigli, raccontare una breve storia, un aneddoto, indicare una strada in un tempo molto ridotto non è facile, perché bisogna avere le idee molto chiare, saperle esprimere in maniera semplice e concreta e non girare, non deviare, non esitare, non perdersi nei meandri. Quindi, in generale io penso che la qualità sia nei podcast più brevi. Non è che se lo fai di 10 secondi è il migliore in assoluto, ma diciamo che i podcast brevi richiedono secondo me un impegno e hanno un valore aggiunto in più perché ne posso ascoltare quanti ne voglio, cioè non limitano la mia capacità di poter ascoltare per intero uno o più episodi, mentre quelli lunghi sì. Cioè, se la tua puntata del podcast dura un'ora e un quarto, e io è fortemente improbabile che riesco ad ascoltarla tutta perché io
un'ora e un quarto la dedico consecutivamente a lavori di scrittura di alta priorità, di pianificazione, oppure la sera dopo aver cenato, se voglio vedere un bel film, è difficile per me, perlomeno, riuscire in generale ad ascoltare dei podcast che sono così lunghi, perché le pause nelle quali ho spazio per ascoltare i podcast di solito non sono così lunghe. Ho molte più pause brevi che non una grande pausa così lunga nella quale sono in grado di soffermarmi ad ascoltare costantemente un podcast. Mentre, ripeto, se tu i tuoi podcast sono tutti da 5 minuti e io ho un'ora e mezzo libera, nessuno mi impedisce di ascoltare una marea di puntate in una volta sola. Quindi secondo me è più flessibile, ha più potenzialità e richiede un maggior lavoro e quindi potrebbe produrre cose di maggior qualità chi punta piano piano nel tempo a migliorarsi e a stringere il tempo e la durata dei propri podcast. Un fronte editoriale sul quale in qualunque nicchia si vada ad operare, io penso ci sia opportunità per tutti per fare bene, soprattutto perché gli esempi che ci sono intorno a me e te sono secondo me mediocri o per lo più scadenti, è il fronte delle interviste. Abbiamo perso totalmente la capacità di intervistare in maniera interessante le persone, perché queste interviste, l'ho detto in altre maniere, in altre salse, diventano dei, come dire, delle leccate reciproche di cortesia, ma tu, ma qua, ma là, cioè con questo fatto che chiunque può fare un'intervista o rendersi disponibile ad essere intervistato, poi vedo tanto tempo buttato in leccherie e presentazioni vicendevoli, in un chiacchiericcio un po' pettegolaro, perdendo di vista qual è lo scopo poi dell'intervista lì, cioè se ci ricordiamo o se andiamo a vedere quelle che sono interviste professionali, chi fa questo mestiere avendolo studiato, avendo fatto esperienza, introduce in maniera chiara, fornendo un contesto, chi è il suo ospite o glielo fa fare dandogli dei parametri precisi, e poi va a trapanare, a usare un martello pneumatico foderato di una cosa soffice che non fa male, nell'andare a scoprire delle cose, non stendere un tappeto rosso e dire fai quello che vuoi di questa puntata, o facendo delle domande di cortesia che non aprono niente, non mettono in difficoltà l'intervistato, ma non nel senso che lo dobbiamo mettere in difficoltà, ma lo dobbiamo mettere in difficoltà perché è bene fare delle domande dove anche l'interlocutore debba pensare, non abbia considerato delle cose, si trovi a dover dare delle risposte difficili, perché è lì che apprezziamo l'intervista, la chiacchierata interessante, il conoscere un nuovo ok, e fargli le domande su come è iniziato, ma come hai fatto qua, vanno nella direzione giusta, ma manca un po' di quella verve giornalistica che è sempre più raro vedere e trovare intorno a noi di questi tempi, che colga le interviste per veramente fare delle domande pungenti che non possono essere tutte scritte a monte, ma che a volte nascono dalle risposte che mi vengono date lì per lì. Questo vuol dire anche avere la capacità di non fare quello che fanno moltissimi, che è di fare delle discussioni o di interrompere costantemente le risposte dell'intervistato, il che dal mio punto di vista, a me che piace, ecco, l'intervista investigativa, è un fastidio. Non interrompo chi mi sta dando una risposta, lo faccio arrivare fino in fondo, sto zitto e poi vado dritto con un'altra bella domanda interessante e difficile che magari si aggancia perfettamente a ciò che mi hai appena detto. Quindi qualunque sia la nicchia, la direzione, la PAI e la tribù che andiamo a intercettare, secondo me lavorare su delle interviste, cioè andare a contattare tutti coloro che sono gli altri esperti, gli altri player importanti nel settore, anche se non sono magari i miei concorrenti diretti, è una cosa estremamente utile, ci permette di conoscere meglio il mercato, ci permette attraverso l'intervista di fare domande importanti a tanti esperti,
esperti che altrimenti come potremmo fare, e di creare un filone di conoscenza utile se facciamo un buon lavoro giornalistico per chi ci segue e trasmettiamo proprio l'idea di chi può essere un punto di riferimento, perché ecco, non va a, diciamo, a cercare di mettersi in luce contro i suoi concorrenti, ma va a volare alto nell'andarli a scoprire tutti e nel mettere in luce e in buon risalto ciò che di buono fanno. Quindi interviste nella strategia editoriale sono un elemento importante, come il decidere se andare su un monotema o abbracciare più cose nell'arco della stessa puntata. Questo forse va fatto per gradi, perché richiede un pochettino più di attenzione, di competenza tecnico-logistica sulle cose. Direi che semmai l'unico altro elemento che vorrei sottolineare può essere importante da un punto di vista strategico editoriale è di mettersi nelle condizioni, per me, ripeto, non può essere una regola generale che vale per tutti, ma il mio pensiero, laddove i tuoi obiettivi siano analoghi ai miei, cioè diventare punti di riferimento, coltivare relazioni, condividere lavoro, valore, di essere il più possibile autentici, genuini, sinceri, onesti, trasparenti, e quindi fare degli errori, non, come già detto, avere tutto scritto, fare sentire la propria voce, il proprio parere, e non solo fare frasi di circostanza, battute, ridersi addosso, parlare in maniera diretta e semplice, così come parleresti a qualcuno che hai di fronte, e quindi dare la possibilità alle persone di apprezzare realmente chi sei, non mettendo una facciata di artificiosità, di formalità o di glamour, di cose che metti solo per apparire più bello, ma che non ci fanno conoscere in realtà chi sei, come la pensi e qual è il tuo vero carattere e modo di esprimerti. Questo è da Brand a Friend, il podcast che conduco con estremo piacere. Io sono Robin Good e puoi venire a darmi consigli, suggerimenti, indicazioni, critiche e soprattutto a lasciarmi domande vocali per introdurre in questo podcast, alle quali mi piacerebbe rispondere, sul gruppo Telegram aperto a tutti che si chiama Robin Good Podcast Feedback. Mi puoi altresì seguire sul canale Telegram Robin Good Italia o sulla pagina Facebook che ha lo stesso nome.